Ciao ragazze e ragazzi che mi seguite su questo gruppo, su questo canale. Oggi volevo, sempre con le sibille, mostrare un altro metodo. Questo metodo si chiama proprio il metodo gitano, che forse è il più antico metodo gitano di queste magnifiche carte. È più completo. Quando vogliamo sapere dei sentimenti, dell'amore, del lavoro, della casa, questo metodo è sì un po' più lungo, però alla fine è completo, una stesa molto completa, ok? Questo sistema permette di avere una visione generale in diversi campi della vostra vita. Come dico sempre, dobbiamo mischiare le carte quando ci sentiamo pronti. Ok? E smettiamo di mischiare, alziamo il nostro mazzo di carte, ci concentriamo, alziamo il mazzo, subito il mazzo abbiamo un bellissimo cuore e noi, voi che state guardando, la dama, vi voglio fare proprio una stesa completa. Mi raccomando, quando fate queste stese è importante il fondo mazzo, per cui in questo momento chi state facendo le carte, chi il consultante o la consultante ci parla un po' di stesa d'amore, di sentimenti, forse è quello che si trova la persona in cui state facendo le carte. Si estraggono tre carte a ogni fila. Abbiamo sei file di tre carte. La prima rappresenta gli aspetti affettivi e poi andrete a leggere i significati. La seconda stesa, gli aspetti psicofisici della persona che state facendo le carte. Terza stesa, aspetti lavorativi. Quarta stesa, aspetti familiari. Quinta stesa, aspetti economici. L'ultima fila. 5, 6 aspetti sociali. Ripeto, è una stesa che ci porta proprio una visione ben chiara, ok? Per cui traprende un po' tutti i campi della vita, sia nell'amore, come si sente la persona in cui stiamo facendo le carte, aspetti lavorativi, familiari, economici e sociali. Per cui, ripeto, mischiamo le carte, alziamo il mazzo, distribuiamo le carte, tre a ogni fila, sono sei fili da tre carte. La prima rappresenta aspetti affettivi, la seconda aspetti psicofisici, terzi lavorativi, quarta fila familiari, poi abbiamo economici, sociali. Ok? Per cui questa è una stesa che possiamo fare poi in un altro interattivo, vi farò vedere quella con la piramide, che è molto bella. E questa è una stesa con le sibille, chi magari le sta studiando, che possiamo fare una diversa appunto interpretazione. Questa è quella generale e completa. Poi vabbè, abbiamo quella delle nove carte, che magari ci diamo più una domanda specifica, però insomma questa è una stesa che spesso uso anche io per fare gli interattivi, specialmente magari nel mese. Se voglio fare un interattivo del mese per verificare un po' in generale la situazione, faccio questa che è proprio il metodo gitano. Questo è un sistema, ripeto, molto bello e molto antico,
secondo me è molto interessante, soprattutto quando voi andrete a fare. Questo lo potete fare anche per curiosità per voi stessi, no? E le piacentine, e in genere le carte, come ripeto, non si fanno mai per noi, però magari per una stesa generale, vediamo il mio lavoro, vediamo un attimo la situazione mia familiare, è vero che le condiziona, però se riusciamo a mettere da parte il nostro io, so che è difficile, ma soltanto con un po' allenamento e pazienza ci riusciamo a fare, possiamo provare a fare una stesa per noi, ma qualora però ci dobbiamo disinteressare in quel momento che stiamo facendo le carte, so che è molto difficile. In genere io consiglio sempre di cambiare con una persona che già sa fare le carte, un'altra persona, magari avete qualche amica che le fa, dovete ricambiarle. Personalmente è un po' più complicato, però già per iniziare a imparare a leggerle, perché no? Qui, per esempio, questo ecco, una stesa molto semplice, molto veloce, molto diretta. Ho voluto fare un breve interattivo per fare una stesa diversa. Il prossimo volevo fare appunto il sistema sempre con le Neonormand, il sistema a piramide. Questo l'avevo detto perché una ragazza me l'aveva chiesto di fare un po' più di stese con le sibille. Allora, man mano volevo farvi imparare un po' di metodi al riguardo. Intanto oggi impariamo questa stesa. Un abbraccio grande, ci vediamo presto al prossimo tutorial. Un bacio da Angelica.